Resta ancora un origami, poi troverò mio figlio. Ho già perso fin troppo tempo. Devo affrontare l'ultima prova. Dovevo immaginarlo. Tutto questo tempo senza accorgermene. Ethan, ma che succede? Credevo ci fosse qualcosa fra noi. Ascolta, io... Te la cavi bene come infermiera per essere una giornalista? Ethan, avrei voluto dirtelo, ma... E che articolo volevi scrivere? La mia vita con un serial killer? Anzi no, come ho catturato l'assassino dell'origami. Oppure scriverai un libro. Spero che ne sia valsa la pena. Ethan, non è come credi tu, io... Tu mi hai mentito, Madison. Mi hai preso per il culo per tutto questo tempo. Credevo che volessi aiutarmi, ma invece pensavi solo al tuo libro del cazzo! È la verità. Sono una giornalista. E sapevo che tu eri il padre del ragazzino scomparso e... E io volevo seguire la vicenda. Ma poi ho visto quello che hai passato per salvare tuo figlio e... E ho capito quanto amore hai per lui. Volevo dirti tutto, ma... Non ce l'ho fatta. Avevo paura che tu... Che tu non mi avresti mai creduto. Paura che mi avresti cacciato via. Voglio solamente che tu riesca a salvare il tuo adorato figlio. E quando tutto sarà finito, voglio essere al tuo fianco. Mi hai mentito. Avevi la mia fiducia e mi hai usato. Non posso più fidarmi di te, Madison. Capisco. Ti prego, perdonami. Se puoi.
dovevo immaginarlo. Tutto questo tempo senza accorgermene. Ethan, ma che succede? Credevo ci fosse qualcosa fra noi. Ascolta, io... Te la cavi bene come infermiera per essere una giornalista? Ethan, avrei voluto dirtelo, ma... E che articolo volevi scrivere? La mia vita con un serial killer? Anzi no, come ho catturato l'assassino dell'origami. Oppure scriverei un libro. Spero che ne sia valsa la pena. Ethan, non è come credi tu, io... Tu mi hai mentito, Madison. Mi hai preso per il culo per tutto questo tempo. Credevo che volessi aiutarmi, ma invece pensavi solo al tuo libro del cazzo! È la verità. Sono una giornalista. E sapevo che tu eri il padre del ragazzino scomparso e... E io volevo seguire la vicenda. Ma poi ho visto quello che hai passato per salvare tuo figlio e... E ho capito quanto amore hai per lui. Volevo dirti tutto, ma non ce l'ho fatta. Avevo paura che tu... Che tu non mi avresti mai creduto. Paura che mi avresti cacciato via. Voglio solamente che tu riesca a salvare il tuo adorato figlio. E quando tutto sarà finito, voglio essere al tuo fianco. Mi dispiace, Ethan. Mi dispiace, davvero. Te ne andrai? Non è vero? Mi manca l'ultimo origami. Le ultime lettere, poi saprò dove sono. Sta attento, Ethan. Non voglio perderti ora. Vado a prendere qualcosa da mangiare. Aspettami qui. Torno tra un attimo.